Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Di Hezbollah nel nord di Israele e dietro Hezbollah l'Iran e forse esatto. Qualche zampino anche di altri attori, ad esempio la Turchia o l'Egitto, si dice, per via del collegamento che connette Gaza City. Allora veramente potrebbe esserci il rischio di un'esplosione di un intero scacchiere che si aggiunge a quello già deflagrato in Ucraina? Assolutamente, in questo momento sì, esiste, cioè se a seguito di incursione di terra nella striscia di Gaza si dovesse accendere un nuovo fronte in Libano, il rischio effettivamente di una guerra regionale è estremamente alto. E per certi versi mette anche in luce, e questo, come dire, mi sento di poterlo dire visto che di tutto posso essere accusata tranne che di essere antioccidentale, ma un grande fallimento dell'Occidente. Otto giorni fa, in una conferenza, Jake Sullivan, consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, ha dichiarato che il Medio Oriente non è mai stato tranquillo come in questo momento. Cioè, questo ci parla, e per questo che dico, quindi dire, il fallimento di intelligence politico di Israele in realtà fa parte di un fallimento molto più ampio, di non vedere quelle che erano le dinamiche in corso nella regione. Certo. Salvo poi, appunto, svegliarsi in questo modo. Allora, intanto mentre andiamo in onda, ovviamente continuano ai noi ad accadere cose da quelle parti, c'è la CIA.